sono presuntuosa se faccio questo video. No, ho cambiato tutte le grafiche del canale. Sto proprio parlando con un amico. Che tristezza, è il mio unico amico della videocamera. Salve a tutti del mondo per sempre. Salve a tutti. No, non so salvare in italiano. Salve a tutti, oggi sto parlando in italiano. Allora, salve a tutti. Volevo parlarvi di una cosa che è successa recentemente, perché credo che sia degna di essere detta e raccontata. Praticamente, dovete sapere che io sono sempre stata fissata con le sfilate, con... cioè sempre, da piccola, ero fissata con le sfilate, volevo fare per forza la sfilata, perché ero secca e quindi credevo che potevo fare tutte le sfilate del mondo, e volevo fare la sfilata. Poi sono cresciuta e ho iniziato a pensare che ero brutta, quindi non volevo più fare le sfilate. Adesso sono in un punto in cui a volte, tipo un minuto prima, sono tipo, oh mio Dio, sono bellissima, il minuto dopo mi faccio schifo e mi credo un cestino dell'immondizia. E quindi sì, posso fare le sfilate, ma le voglio fare a momenti, non lo so come funziona. Comunque un giorno, tipo l'altro, no, tipo manco una settimana fa, mi contatta questa ragazza e mi fa conoscere questo concorso di bellezza che c'è qua. E io ero un po' indecisa, perché comunque sarebbe stato dopo pochi giorni e avrei dovuto comprare un vestito e i costumi e queste cose, e mi ero un po' insicura comunque, perché a me serve sempre una piccola spintarella prima di fare le cose. Quindi inizialmente non volevo partecipare a questo concorso, perché avevo paura. Cioè non è che non volevo partecipare, ma avevo paura che poi, tipo, andavo là e poi dopo tutte erano belle, io ero un cesto. Non è mai una bella cosa rovinarsi l'autostima da sole, insomma. E quindi io ho chiesto ai miei amici, ho chiesto alla mia famiglia, ho detto che faccio, cioè, lo devo fare secondo voi, posso farlo? Tutti quanti mi hanno detto sì, sì, vai, non ti preoccupare, questo e quest'altro. Allora, il giorno dopo, vado a fare le prove. Ho visto tutte 15 le ragazze, ed erano tutte simpatiche, tutte parlavamo. E comunque è diventato... cioè, nella mia testa io non ho mai pensato io faccio questa cosa perché devo vincere. Io ho pensato io faccio questa cosa per... fare qualcosa di diverso, per cambiare, per crescere, se vogliamo proprio dirlo, fare qualcosa che di solito non farei, insomma. Il giorno dopo ci sono le prove, io, l'unica scema che non è riuscita a provare di nuovo con la sequenza nuova, perché inizia a diluviare. La sera è stata la parte più bella e la parte più emozionante, perché la sera abbiamo fatto la sfilata vera e propria. Praticamente, concorso perché abbiamo sfilata. Praticamente, la prima volta siamo uscite in abito da sera, la seconda volta in costume. Io avevo un'ansia che voi non potete immaginare, perché prima di tutto io non l'ho mai fatto. Seconda cosa, ci saranno i miei genitori sotto. È sempre imbarazzante, in generale nella vita proprio. Terza cosa, mi avrebbero giudicato per quella cosa. Quattro, c'era altra gente nel mondo che mi guardava in quella piazza. E quindi un po' d'ansia ce l'avevo. Comunque salgo sulla passerella, faccio il mio giretto a tipo pinguino e me ne scendo, ci andiamo a cambiare e ci mettiamo in costume. Adesso, siamo rimasti in costume per tipo 40 minuti ed è qui che mi inizia a venire la paura. Cioè, neanche la paura. Quando ho visto tutte le altre in costume, ho detto... io, cioè, ciaone. Ho detto ciaone, ma proprio a dire... siete, cioè, erano tutte bellissime. Io a un certo... io ho iniziato... io ti favo per tutte... tranne che per me. Quindi io proprio pensavo, no, lei deve vincere assolutamente, lei deve vincere assolutamente. Quindi l'idea di competizione nella mia testa non c'è mai stata, mai. Cioè io quando mi sono messa al costume addosso, ci siamo messi a parlare tutto quanto, io mi stavo divertendo un sacco, no? Poi è partita la musica per fare la sfilata, tutte canzoni molto... quindi io mi stavo divertendo un casino. Infatti ho fatto una passerella da atteggiata a livelli assoluti. Perché dovete capire che io quando salgo su un palco, se devo fare tipo hip hop, se devo fare qualcosa che esce meglio se ti atteggi un pochettino, io non è che mi atteggio poco. Io mi atteggio a livelli... capito, no? Cioè, davvero, non... cioè...
mi faccio paura da sola, perché non so, bella e buona, è bella e buona, non so se è proprio una cosa molto carina da dire, però divento, tipo, non lo so. Avete mai visto quella gif di quella là di America's Next Top Model che piange e poi dopo... Io, quando salgo sul palco, tale quale. Praticamente faccio la passerella, poi ci chiamano tutte quante sul palco, in fila. E iniziano a dire... Primo, secondo, terzo classificato. Allora, iniziamo dal terzo classificato. Praticamente la terza classificata è stata questa ragazza, che aveva un fisico esagerato, cioè davvero bellissimo. La seconda la vince, la ragazza a fianco a me, e praticamente anche lei è bellissima. E io quando vedo che lei vince il secondo posto, penso... Io nella mia testa sapevo chi avrebbe vinto. Ero convinta che una ragazza che invece era proposta e era proprio bellissima avrebbe vinto. Poi personalmente, perché erano tutte bellissime, però questa qua non so perché mi piaceva. E ero convintissima, quindi mi hanno chiesto chi è che vince, io ho detto il numero della ragazza e tutto quanto. Comunque fanno, la vincitrice è Giada D'Angelo. Voi non potete capire la confusione nella mia testa. Perché io vi giuro, nella mia testa avevo sentito il nome di quella. Infatti, quando hanno detto il mio nome, io ho fatto una faccia... Cioè, non ho mai fatto una faccia più... Cioè, una foto, che secondo me è il momento in cui l'hanno detto, che tutti mi guardano, e poi ci sono io con la faccia confusa. E quindi ero confusa. E lo sono ancora. Perché dico, come... Perché? Cioè, io la prima cosa ho detto... Che? Cioè, perché... Come? Davvero? Io non capisco, perché è strano, cioè io non ho una grande autostima di me stessa, di come, a momenti, cioè a volte poi mi sento Kylie Jenner, però a volte poi no. Però praticamente è strano, perché io vedevo tutte quelle ragazze così belle e non riesco a capire come io, nella mente di qualcuno, possa aver fatto il primo posto. Perché erano tutte belle, come hanno fatto a scegliere? Perché poi hanno scelto me? È una cosa che mi fa un po' strano. Anche perché... Non lo so, è strano. Quindi, sì, vi ho raccontato questa esperienza. Di come io ho vinto Miss Isola Verde a caso, completamente, dal nulla, nel giro di 3 giorni. E sì, ancora sconvolta. Perché poi erano sconvolti tutti, pure la mia famiglia, nessuno se l'aspetta. Perché io non vinco mai niente. Cioè, diciamocelo, io non vinco con niente, mai nella vita. Quindi nessuno si sarebbe mai aspettato che io vada al concorso di bellezza e lo vinco. Perché è impossibile, non succede. No, proprio no. Anche se questo video non lo guarda nessuno, ringrazio quelli dell'LG che hanno fatto la serata, che hanno organizzato tutto. E poi c'era questa ragazza Marica che era stupenda e che ci ha aiutato sempre e ci accudiva praticamente, perché comunque siamo 15 ragazze, è difficile tenerle a bada. Questa è la storia di come io, Giada D'Angelo, abbia fatto una nuova esperienza. Comunque sì, questa è la mia storia di oggi. Non so perché ve lo volevo raccontare, però ve lo volevo raccontare. Quindi alla prossima. Sono felice. Ciao!